benvenuti dalla redazione del TG Media Web ad una nuova edizione della rubrica culturale Come, Dove, Quando, il miglior modo per tenersi sempre informati su tutti gli eventi previsti in città. E noi oggi apriamo con la grande festa per l'arrivo dell'estate prevista per sabato 14 giugno, una notte al museo. Le sale espositive dei musei civici del Castello Visconteo saranno aperte al pubblico gratuitamente dalle ore 21 alle ore 24, accanto a performance artistiche e mostre di arte moderna e contemporanea. La quadreria dell'Ottocento ospiterà una quindicina di opere in una mostra dedicata al genio ribelle di Federico Faruffini, con oli su tela, acque forti, stampe e un olio su muro. E il Broletto invece sarà il centro di una mostra fotografica tutto rock. Alle ore 17 di sabato 14 giugno verrà inaugurata infatti Rock e altre storie, la personale del fotografo Renzo Chiesa. Volti noti della scena musicale come Mick Jagger e B.B. King sono immortalati tra palcoscenici e cantine jazz, un omaggio alle icone degli anni 60, 70 e 80. Presso il chiostro del Vittadini torna l'attesissimo Cinema sotto le stelle. 40 film da vedere all'aperto con inizio delle proiezioni alle ore 21.30. Ingresso a 5 euro per film con star internazionali come Leonardo DiCaprio in The Wolf in the Wall Street o il film diretto da Paolo Virzì, Il Capitale Umano, vincitore dell'ultimo David di Donatello. Primo appuntamento domenica 15 giugno con The Butler del regista Lee Daniels. La personale di Luigi Camarilla sarà invece protagonista presso le sale del Castello Visconteo con Altari Mediterranei, pellegrinaggio d'amore dalla passione alla coscienza, che sarà inaugurata il 14 giugno alle ore 17. 32 altari tridimensionali ricavati dall'assemblaggio di frammenti di barche usurate dalle intemperie, devozione popolare e tradizione dei mari del sud, in un'esplosione di codici culturali diversi fra loro, in mostra fino al 31 agosto prossimo. E noi, ringraziandovi per averci seguito, vi ricordiamo di dare un'occhiata alle previsioni meteo per il weekend e vi diamo appuntamento a venerdì prossimo. Buon proseguimento di giornata!